Cari amici telespettatori di Teleappola, benvenuti all'appuntamento del martedì con l'obiettivo, vi ricordo gli orari, questa sera alle 21.30 per chi ci guarda in prima battuta, poi questa notte in replica a mezzanotte e mezza, domani mercoledì in replica alle 14.30 e alle 18.30 in pratica in coda le edizioni del nostro TG fatta eccezione per quella della primissima pattina. E la settimana che ci porterà alla festa di Natale, noi però la cominciamo con una situazione che invece non è particolarmente allegra. Qui accanto a me il dottor Rossano Sasso, coordinatore regionale del movimento Noi Con Salvini. Innanzitutto benvenuto nei nostri studi. Grazie. Con il quale purtroppo andiamo a parlare di cose che davvero con il Natale hanno poco quanto niente a che fare. Una recrudescenza che ha caratterizzato le ultime notti nella nostra città, anche i pomeriggi, perché ormai sembra quasi che non ci siano uh, più limiti alla temerarietà di determinati soggetti. Rapine in farmacia addirittura alle 17.30, che è un orario di passeggio assoluto, sì. fino sì. alla notte di qualche giorno fa in cui è successo veramente di tutto, fra rapine, furti, il danneggiamento del... Copertura, l'ho presi per vivente la forte smuggia. Ormai ad Altamura non ci facciamo mancare niente. Non sono tanto temerari, caro direttore, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo da casa. Non sono tanto temerari perché sanno i delinquenti che ad Altamura non gli succede niente. Ma non perché eh, i carabinieri non facciano il proprio dovere, semplicemente perché sono pochi. In un comune di 70.000 abitanti noi abbiamo due pattuglie che girano in questo momento, che la notte si riduce ad una pattuglia. Quindi parliamo del più grande paese della provincia di Bari di cui non gliene frega niente allo Stato, perché lo Stato nella nostra città ad Altamura, anch'io sono residente ad Altamura da qualche mese, non c'è prevenzione anticrimine, soprattutto in un periodo come questo che con le tredicesime, con i maggiori incassi eh, da parte dei commercianti, circola più moneta, ormai la malavita organizzata pare che si sia organizzata al punto da organizzare delle trasferte ad Altamura, perché non ci sono clan locali dal punto di vista della geografia criminale capaci Altrimenti di tutelare loro. Eh sì, per assurdo, ma vengono da fuori, italiani, stranieri, in questo sono tutti uguali e vengono a depredare il nostro territorio. Ma forse, caro direttore, gli Altamurani non pagano le tasse? Forse non sono cittadini italiani che meritano sicurezza e rispetto? Le rapine succedono a tutte le ore, di pomeriggio, la mattina, furti a qualsiasi ora, anche con gente dentro. Abbiamo dimenticato le decine di spaccate ai danni delle banche, ai danni delle attività commerciali. Ma di cosa stiamo parlando? La politica d'Altamura non ha detto una parola. Mi piace dirlo, soltanto il nostro movimento politico, noi con Salvini, attraverso il segretario cittadino Nicola Bove, ha alzato la voce perché non è possibile che le istituzioni locali, a tutti i livelli, locali e nazionali, presenti ad Altamura, stiano ficcando la testa sotto la sabbia, solo dopo le nostre molteplici sollecitazioni perché ogni giorno accade qualcosa ad Altamura si siano degnati di rispondere in una maniera ridicola e io faccio nomi e cognomi non mi nascondo sono disponibile in qualsiasi momento ad un confronto qui o in piazza o dovunque loro vogliano c'è un parlamentare che si chiama Liliana Ventricelli che fa parte di un partito che ha il governo, che è il PD non può rispondere di fronte al nostro allarme Dobbiamo collaborare, dobbiamo creare delle sinergie tra cittadini, associazioni e imprese di fronte a delle rapine. Qui non stiamo parlando di recuperare dei giovani deviati o di dare lavoro a dei disoccupati, qui stiamo parlando della presenza dello Stato. Ci devono inviare più carabinieri. Il sindaco Giacinto Forte ad Altamura rappresenta l'autorità locale di pubblica sicurezza, qui non c'è un commissariato per cui è lui l'ufficiale del governo. Convochi immediatamente un tavolo con la locale sezione del Corpo Forestale dello Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e gli stessi Vigili Urbani, la stessa Polizia Locale. Noi abbiamo bisogno di sentirci sicuri e i commercianti non possono lavorare per andare a dare soldi ai delinquenti. Direttore, noi siamo pronti a tutto. In che senso? Beh, eh, nel senso che se dopo decine di interviste, di comunicati stampa, di volantinaggi... Vediamo che non si va oltre il bla bla del politichese che a noi sinceramente ci sta qui. Come movimento no politico noi con Salvini noi abbiamo già attuato un censimento di tutti gli altamurani rapinati negli ultimi sei mesi o di tutti gli altamurani che negli ultimi sei mesi hanno subito un furto o nell'appartamento o nel luogo di lavoro e purtroppo sono tanti, parliamo solo degli ultimi sei mesi, non dimentichiamo che ad Altamura ci sono stati numerosi omicidi di mafia negli ultimi cinque anni, non dimentichiamo che ad Altamura c'è stata una tentata strage che si è limitata ad un omicidio purtroppo nella sala giochi, non dimentichiamo tutti questi dati a chi ci dice che ad Altamura non c'è bisogno di un commissariato di polizia perché le statistiche dicono che Altamura è tranquilla, Altamura non è tranquilla. Noi porteremo tutti gli altamurani che hanno subito violenza da parte della micro e macro criminalità, li porteremo nella stanza del prefetto. Se il prefetto non viene ad altamura andremo noi da lui. E in ultima istanza non, non nego la possibilità che i tanti altamurani incazzati come noi possano creare una forma di autodifesa sempre nei limiti della legge, sempre collaborando con le forze dell'ordine, però se non ci danno più carabinieri noi pensiamo attraverso i nostri militanti, attraverso i volontari altamurani di creare anche delle ronde davanti ai negozi, magari qualche clandestino in meno davanti ad un supermercato a molestare le nostre donne, le nostre mamme che vanno a fare la spesa, ma anche i nostri figli che vanno a fare la spesa e qualche altamurano che abbia senso civico che magari col telefonino, con una fascia di riconoscimento, possa in qualche modo fungere da deterrente. Certo, non facciamo paura a qualcuno con la pistola, non sono i cittadini che lo devono fare, però qui o la politica altamurana si sveglia o voi come giornalisti fra qualche ora darete la notizia di un'ennesima rapina, un ennesimo furto, un ennesimo cavallo di ritorno. Stanno sparendo ogni giorno decine di macchine, puntualmente però dopo 24 ore ricompaiono. Sempre nel solito modo, e gli altamurani che mi ascoltano sanno di cosa sto parlando. Sì, il cavallo di ritorno consiste nel rubare una macchina e chiedere poi il riscatto, per banalizzare perché certo. magari non tutti quelli che ci ascoltano sono dentro a questo tipo di linguaggio. Ci sono altre ricette, oltre queste, per provare ad uscire da questa situazione. Io non vedo, non vedo altre ricette, io vedo soltanto una, forza, una forte presenza dello Stato. Ci sono paesi molto più piccoli di Altamura che hanno sia i carabinieri che la polizia. Altamura non ha un poliziotto, Altamura ha pochi carabinieri e pochi vigili urbani. Bisogna fare in modo che la polizia locale faccia di più, è vero che anche loro sono sotto organico, bisogna alzare la voce. Quando si parla di sinergie tra associazioni e imprese mi viene da ridere. Sono disponibile però con l'onorevole Ventricelli a chiedere ai parlamentari di noi con Salvini e della Lega di alzare la voce con il ministro degli interni. Ma il ministro degli interni è del PD. Loro sono al governo. È possibile che non riescano a fare in modo che vengano 10-15 carabinieri in più, ok, aprire il commissariato di polizia è più difficile, ma se ne parla da tanti anni. Ma cos'altro deve accadere? Per me l'unica risposta è il pugno duro e poi una volta arrestati che rimangano in galera. Leggi più severe, pene certe. La parlamentare del PD o tutti quelli di centro-sinistra che dicono che si stanno impegnando Prendono per i fondelli i cittadini. Chi li ha votati gli indulti negli ultimi dieci anni? Chi ha votato le amnistie? Una volta al governo noi ci penseremo noi e soprattutto con un sindaco della Lega o di noi con Salvini ad Altamura, state pur certi che di fronte alla prima rapina avrebbe preso 20 vigili urbani avrebbe organizzato le ronde, magari meno multe ai cittadini. Uh, distratti <ride> che non lo devono fare però un po più di addestramento anticrimine come succede a Bari i vigili urbani hanno sono dotati di armi possono usarle devono essere addestrati l'Altamurano paga le tasse ha diritto di essere sicuro e di sentirsi sicuro non bastano le videocamere non basta il dopo l'evento criminoso Ormai la caserma dei carabinieri si è trasformata in un ufficio, i carabinieri si sono trasformati in impiegati che hanno a che fare solo con scartoffie, non fanno altro che prendere le denunce e mandarle. Certo, poi ci sono le indagini, sono contento, sono dalla parte delle forze dell'ordine perché lavorano con scarsi mezzi, abbiamo bisogno che questi vengano aiutati sul territorio, questa è la ricetta, prevenzione, prevenzione e poi carcere e pene certe. Guardiamo il discorso ad un ambito più, più nazionale e facciamo un passo indietro. Il referendum. Il sorriso eh. da parte di chi si è schierato apertamente per il no al referendum. Un sorriso amaro. drammatico. Un sorriso, sorriso amaro. Amaro per quello che è successo dopo. Ma perché di fronte ad un voto con una così grossa affluenza popolare, <coughs> con il no che ha stravinto soprattutto al sud, soprattutto ad Altamura, soprattutto in Puglia. Eh, ci aspettavamo che eh, il termine sovranità popolare avesse un senso. Tutti avevano detto se perdiamo il referendum lasciamo la politica. Renzi, Laboschi, il ministro dell'istruzione, Fedeli, tutti lo avevano detto. Sono tranne Renzi che si è nascosto dietro la foglia di fico di Gentiloni. Sono tutti tornati, anzi sono stati promossi. Ma di cosa stiamo parlando? Chi è andato a votare no? Non lo ha fatto soltanto perché non voleva la riforma della Costituzione, lo ha fatto per dare un segnale forte e chiaro, un messaggio politico. I cittadini italiani tornavano a votare dopo tre anni e mezzo, dopo il quarto, o meglio, dopo tre governi consecutivi non eletti: volevano in questo modo far cadere il governo e poter tornare alle urne. No, come al solito hanno. Tradito il disegno popolare, hanno tradito la volontà popolare, hanno designato per la quarta volta un presidente del consiglio che non è frutto di una maggioranza che si è presentata compatta alle elezioni. Lo hanno fatto perché hanno paura, hanno paura che il popolo possa esprimere liberamente. Il proprio pensiero. Noi eh, nell'ultimo fine settimana, in mille piazze in tutta Italia, compresa da Altamura in corso Federico II, abbiamo lanciato la campagna Voto Subito. È ancora possibile farlo anche sul sito eh, votosubito.org per chiedere le dimissioni di questo governo che non farà. Niente di buono, non farà altro che continuare a perseguire gli interessi di un'Unione europea che si massacra e dei poteri forti italiani. Noi vogliamo andare subito al voto, non ci interessa la legge elettorale, vogliamo misurarci e vogliamo dare la possibilità agli italiani di voltare pagina con un'alternativa seria, credibile che governa in tante regioni come il Veneto e la Lombardia ed è dimostrazione e testimonianza di buon governo, quindi come valida alternativa a Renzi e soprattutto come alternativa seria ai 5 Stelle, che si stanno sciogliendo. Non voglio dire quel proverbio che quando la neve si scioglie qualcosa emerge, non, non mi permetto, mi è venuto, perdonatemi, ma in realtà si stanno veramente sciogliendo. I fatti di Roma ne sono una dimostrazione. Cari grillini, cari eh, militanti, massimo rispetto per voi e soprattutto per i vostri elettori. Non basta più gridare trasparenza e onestà. Siete come tutti gli altri, siete peggio degli altri. E permettimi di dire: sono disponibile ad un confronto in qualsiasi momento anche con loro. Soprattutto quelli che a Roma gridavano onestà, onestà, si sono rivelati ciucci, presuntuosi e imbroglioni. Si stanno scannando tra di loro. La Taverna di Maio Battista Roma, ci sono stato la settimana scorsa una città. È, è assurdo dirlo, ma paradossalmente era meglio governata da Ignazio Marino ed è tutto dire. Basta. Il popolo deve tornare alle urne con una alternativa credibile, ovviamente dal mio punto di vista, solo noi. A proposito dei quattro governi consecutivi non eletti dal popolo, credo sia una volta per tutte il caso di fare chiarezza, perché detta così. Sì, lo slogan è accattivante, eh, però si presta anche ad essere smontato facilmente, perché poi viene osservato che in effetti il premier in Italia sì, non viene eletto dal è popolo. È una sintesi dal punto di vista della comunicazione. Quando si parla di governo non eletto dal popolo, certo. si parla di un governo che non gode della maggioranza eh, degli elettori. Certo, autori. la sintesi nella comunicazione impone di dire questo, ma la realtà dei fatti non cambia per il semplice motivo che la maggioranza che ha dato la fiducia a Letta e poi a Renzi, oggi a Gentiloni, non è composta da una lista, da un insieme di partiti. Ho dimenticato Monti. Eh? Monti ancora <ride> prima, con la passata legislatura. Non è composta da una maggioranza che si è presentata con un unico programma e con un unico leader, ma è sorretta da numerosi parlamentari che si sono presentati. Con il centrodestra, Alfano, Verdini e tanti parlamentari che li hanno seguiti non si sono presentati nel 2013 dicendo che sarebbero andati col PD. È per questo che poi in sintesi si dice che il Presidente del Consiglio non è stato eletto dal popolo, nel senso che non è stato designato da dei partiti che erano uniti. Ma di cosa stiamo parlando? Se addirittura numerosi parlamentari dei 5 Stelle sono passati al gruppo misto e anche tra questi qualcuno ha dato la fiducia a Gentiloni, anche in questo noi vogliamo, noi siamo per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, questo è poco ma sicuro, una figura come Presidente della Repubblica per noi non è garante, anzi in tutti e questi quattro governi, Napolitano prima e Mattarella dopo, hanno negato eh, la sovranità al popolo. Di conseguenza Gentiloni non ha ragione d'essere. Ma poi li avete visti i ministri che ha messo. Cioè Alfano l'ha tolto dal Ministero degli Interni per premio dopo averci fatto invadere da centinaia di migliaia di clandestini. Adesso lo mandiamo al Ministero degli Esteri a trattare con Donald Trump o con Vladimir Putin. Noi abbiamo Alfano. Questo siamo. Oppure al Ministero dell'Istruzione. Io non, non posso giudicare il suo operato, ma se il suo bigliettino da visita è quello, non di non essere laureata, non di non essere diplomata, perché non è manco diplomata, perché anche con la terza media, per assurdo, se una persona ne, ne possiede le capacità potrebbe fare ministro, ma lei si è presentata mentendo e lei guida un ministero che è dell'istruzione, lei è il numero uno della scuola pubblica dove gli insegnanti, gli educatori dovrebbero, e sicuramente lo fanno, insegnare il rispetto delle regole. Lei per prima ha dato un pessimo esempio, non può guidare. Lasciamo stare il fatto che sia stata sindacalista del settore tessile della CGL. Ma come fa? Con che faccia si presenta? Lasciamo anche andare il fatto che sia stata la prima firmataria della proposta di legge sul Ma Giangolo. quella è un'altra cosa, quella è opinabile, eh. è il suo punto di vista. Ma come fa a guidare la scuola? Con che faccia si rivolge agli insegnanti? Magari a tanti insegnanti che sono precari da dieci anni, che hanno conseguito laurea, hanno superato concorsi. Dov'è il merito? Dov'è il merito? Senza dimenticare poi tutti i vari personaggi riconfermati dal Ministro Gentiloni, noi non li vogliamo noi vogliamo che il popolo torni a votare che voti 5 Stelle, che voti Sinistra che voti Matteo Salvini ma che abbia poi un Presidente del Consiglio che sia espressione delle urne e non dei schifosi inciuci di palazzo tra Denis Verdini Alfano, Renzi e purtroppo anche spesso parte di Forza Italia Dottor Sasso ehm, per quel che riguarda la sua formazione politica. Lei è coordinatore regionale in Puglia di una forza politica che viene eh, troppo spesso e forse anche troppo facilmente etichettata come razzista e anti-meridionalista. Qua... Questo le provoca qualche... Disagio. No, no, no. Ormai um, sono passati due anni da quando è nato il movimento con Salvini. Io sono nato a Bari, in un quartiere popolare. Sono sposato, vivo ad Altamura da qualche anno, da qualche mese ho acquisito anche la residenza. E il, il discorso è molto semplice. Eh, Matteo Salvini rappresenta i leader del futuro, della destra, non del centrodestra, della destra italiana. Perché bisogna rendersi conto che eh, è necessario creare un fronte identitario e sovranista, che di moderato deve avere ben poco, laddove anche i moderati alla Fitto sono con noi per intenderci. Eh, questi sono i leader del futuro: Fitto, Salvini, Meloni. Ormai nessuno più ci dice che siamo antimeridionalisti perché noi con Salvini è un movimento meridionalista. Ma poi faccio a lei una domanda, direttore: chi ha creato più problemi alla Puglia negli ultimi anni? Nichi Vendola o Matteo Salvini? Chi ci ha rovinato la sanità? Chi ha ridotto, per esempio, Altamura a essere quello che è, ad avere quattro carabinieri sulla sicurezza? Il discorso è questo: Matteo Salvini oggi si pone come leader perché dà delle risposte concrete a quelle che sono le preoccupazioni e quelle che sono le esigenze della gente. Noi onestamente non ci definiamo neanche più di destra, la, la contrapposizione destra-sinistra non esiste più, oggi si fa la differenza tra piccoli contro grandi, tra patrioti e sovranisti contro chi a tutti i costi ci vuole rendere una colonia della globalizzazione e dell'Unione Europea. Uh, mese scorso eravamo con Matteo Salvini ad Andria, uh, con i venditori ambulanti. Perché? Perché stavano protestando contro la direttiva Bolkestein, che è l'ennesima sciagura dell'Unione Europea che intende penalizzare quelli che fanno i mercati e anche, ad esempio, quelli che lavorano negli stabilimenti balneari a favore delle grosse multinazionali. O oh, basti pensare a tutti i risparmiatori truffati dalle banche. Il bail-in è l'ennesimo mostro giuridico voluto dall'Unione Europea, laddove i piccoli risparmiatori, nel caso in cui le banche falliscano, si possono avvalere su di lei, su di me, su tutti gli altri. Oggi Salvini si pone nella scia eh, di questo bel vento di novità che sta spirando in tutta Europa, in Francia con Marine Le Pen, in Ungheria con Orban, in Inghilterra con il voto che ha favorito la Brexit, in America anche, andiamo fuori confine. Nessuno lo dava per vincente, ha vinto Donald Trump, eh, L'aria sta cambiando, in Italia ancora resiste quest'aria di palazzo, questa voglia di fare inciuci a tutti i costi, Matteo, sta, Matteo Salvini sta sfondando anche al sud, basti pensare che c'è una sezione del suo partito ad Altamura che è abbastanza attiva sulle tematiche locali e le tematiche nazionali settimana prossima andrò in provincia di Taranto, la cosa bella è che è tutta politica autofinanziata, è tutta politica fatta con passione, con ardimento e se per esempio gli operai della Natuzzi di Santeramo l'anno scorso in uh, circa 300 con le loro famiglie hanno riempito di martedì sera una sala a Santeramo ad ascoltare Matteo Salvini, forse perché i loro problemi non sono stati ascoltati né dal sindaco di Santermo né dal presidente Vendola prima ed Emiliano poi, è arrivato Matteo Salvini dalla Lombardia a parlare con gli operai che davanti a me hanno strappato la tessera della CGL e si sono tesserati con noi, perché noi parliamo con gli operai, con gli artigiani con i piccoli e medio imprenditori, con i precari della scuola che stiamo seguendo in tantissime vertenze eh, al giudice del lavoro e ne stiamo vincendo tantissimi di ricorsi contro la buona scuola. Perché Matteo Salvini oggi è un uomo del popolo che gira dalla mattina alla sera per i mercati, davanti alle aziende, certo va spesso in tv per lanciare il, il messaggio, ci dicono che siamo populisti. Anche io mi sono beccato l'accusa di essere razzista semplicemente perché ho detto per esempio in un'intervista che fa bene un sindaco della Lega, Susanna Ceccardi, 29 anni, sindaco di Cascina, provincia di Pisa, a dare le case popolari e dare i sussidi prima agli italiani, se essere razzisti vuol dire pensare prima agli italiani e dopo, ma molto dopo a tutti gli altri, allora siamo razzisti, pensiamo prima agli italiani, ci dispiace ma siamo fatti così. E della settimana scorsa un episodio in un quartiere popolare di Roma in cui il quartiere intero si è rivoltato contro una famiglia di eh, magrebini a cui è stata assegnata una casa popolare sfrattando degli abusivi che erano comunque italiani. Eh, come vi ponete di fronte ad episodi di questo genere? Anche perché poi carte a lavado... Gli italiani non avevano i requisiti, i magrebini sì. Allora, il discorso è questo. Innanzitutto chi fugge da una guerra è nostro fratello, va accolto. Il profugo siriano o eh, di qualsiasi paese che sia certificato essere in guerra va accolto, ma va accolto bene, degnamente, secondo quanto previsto dalla legge. Questo è il punto primo. Il punto secondo è che non possiamo accogliere tutti i profughi dell'Africa. Se prendiamo l'Africa non la possiamo portare in Italia e in questo l'Unione Europea ha ancora una volta le sue responsabilità. Terzo punto, se non scappano dalle guerre, sono clandestini. Una sentenza di due giorni fa della Corte di Cassazione ha tirato le orecchie ai giudici. Che non fanno in modo che ai decreti di espulsione seguano effettivamente la cacciata di tutti quelli che non sono profughi. C'è il business, lo dicono tutti. Arrivano in Italia, diventano richiedenti asilo, passa un anno, due anni, con cui vengono foraggiati. Tutte le cooperative che le gestiscono, 30, 35 ore al mese, colazione, pranzo e cena, e vengono destinate le risorse a questi. Che poi, puntualmente, nel 92% dei casi, a dirlo non è Rossano Sasso, brutto, sporco e cattivo di noi con Salvini, razzista, è il viminale, quindi soltanto l'8% di loro ha diritto ad essere assistito degnamente aggiungo io cosa succede se noi ci mettiamo in testa o meglio se la sinistra e i 5 Stelle che hanno votato a favore dell'abolizione del reato di clandestinità sconfessati anche loro dalla Corte di Cassazione si mettono in testa che dobbiamo dare accoglienza anche a quelli che fuggono mi dispiace per loro per fame beh allora io mi incazzo e dico che dobbiamo mettere prima gli italiani quanto all'episodio specifico là all di questo qualche settimana prima c'era stato un ennesimo episodio in cui, dopo anni in cui una famiglia occupava, sebbene abusivamente, un immobile, il sindaco Raggi non ci ha pensato due secondi a prenderli, a farli sbattere con la forza fuori, dove addirittura è stato arrestato anche un esponente politico, Simone Di Stefano, il vicepresidente nazionale di Casa Paun, e in 24 ore hanno messo dentro i Magrebini. Allora, parliamo di requisiti. Se io fossi sindaco del comune in cui vivo, metterei il requisito della residenza in Italia da almeno 20 anni. Ciò non vuol dire darla esclusivamente a chi possiede la nazionalità italiana, perché se sei immigrato e lavori, sei regolare, rispetti le mie leggi, i miei costumi e non mi vuoi imporre, per esempio, l'Islam o il Burka, come vorrebbe eh, la presidentessa Boldrini, allora mi sta anche bene. Certo che se uno ha dei requisiti in cui però, per esempio, non c'è il vincolo della residenza, ma dove chiunque viene possa scalare. Le vediamo le graduatorie dei servizi sociali, i primi posti ci sono sempre stranieri. Beh, allora a me non sta più bene, perché non siamo talmente ricchi da poter dire venite, abbiamo da, da sfamarvi. Se permettete a casa mia, se mio figlio ha fame, io do da mangiare prima a mio figlio e poi evidentemente a chi viene fuori. Guardate, questo non è essere razzisti. I nostri giovani non lavorano, i nostri padri una generazione di mezzo che viene licenziata, non c'è più la cassa integrazione, bisogna pensare prima agli italiani, con i sussidi, come fa la Regione Lombardia. E concludo, Maroni, Lega Nord, mamma mia, che cosa fa? Dà un sussidio per i primi sei mesi ai padri separati, 400 euro per i primi sei mesi, vi sembra poco? Certo, però andatelo a dire ad un padre separato che magari va alla mensa della Caritas perché con 1000 euro al mese, con la cassa coniugale... 9 volte su dieci il giudice la lascia alle donne, non ce la fa ad andare avanti, pensiamo, smettiamola di far finta di essere accoglienti, lo fanno soltanto perché sfruttano il business e anche ad Altamura, anche se il prefetto mi ha smentito, stanno arrivando, ci sono degli strani intermediari che stanno contattando le società edili e le agenzie immobiliari per cercare appartamenti dove mettere i migrati, ma dico ad Altamura… Non ci sono bisognosi, non ci sono persone sfrattate per morosità non colpevole, non ci sono padri e madri di famiglia che non sanno più come pagare l'affitto perché sono licenziati. Abbiamo il dovere di pensare prima ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Noi con Salvini la pensa così. Io credo che chi non si rende conto delle situazioni di indigenza presenti in Altamura ogni tanto un giro alla mensa caritas farebbe bene a farselo. Certo. Dico questo, non dico altro, proprio perché... Devo mantenere un ruolo eh, super partes, <coughs> estremizzando e rendendo eh, in estrema sintesi anche il messaggio, un po' come si è fatto prima in occasione del governo non eletto dal popolo, la ricetta in questo momento per eh, salvare l'Italia, salvare la Puglia, salvare Altamura. Beh, allora, noi ricette magiche non ne abbiamo. Noi pensiamo che il popolo italiano si debba salvare da solo, però debba essere consentito al popolo di potersi esprimere. Siamo in democrazia e il voto rappresenta il sublime, il momento più bello. Il voto referendario ha avuto il merito di restituire dignità alla partecipazione politica. Eh, usciamo da stagioni in cui c'è stato un astensionismo molto alto. Continuiamo sulla scia di questa partecipazione popolare, occupiamoci della cosa pubblica, non deleghiamo sempre i politici. Io personalmente prima non ti ho risposto, direttore, mi chiedevi come ti sei formato politicamente. Io mi sono, faccio politica da due anni. Nella vita ho sempre fatto altro, sono un insegnante, vivo di stipendio, non vivo di politica. Però da quando Matteo Salvini ha: modernizzato la Lega, smettendola, superando l'antimeridionalismo, perché i problemi oggi sono uguali da nord a sud, sono uguali per l'operaio di Altamura come per l'operaio di Sondrio. Da quando Matteo Salvini ha lanciato questo messaggio politico? In molti, in molti si sono riavvicinati. Io un tempo votavo, votavo a destra, ma eh, ne sono uscito schifato dopo tanti anni. Devo riconoscere a Matteo Salvini, da una parte, ma per onestà intellettuale, all'altro Matteo quello sbagliato, <ride> di aver fatto riavvicinare con passione la gente alla politica. È troppo facile dire sono tutti uguali, eh, la politica fa schifo, purtroppo in parte è vero, soprattutto dopo i fatti di Roma che stanno, si stanno verificando. Niente di più facile, andate nelle sezioni di partito, venite nella, no, nella nostra, le porte sono aperte, datevi da fare e impegnatevi in prima persona, ricette magiche non ne abbiamo, noi abbiamo un programma molto semplice. I punti Matteo Salvini li dice da tempo, un'aliquota fiscale unica al 15%, la cosiddetta Flat Tax è soprattutto sovranità, uscita da questa Unione europea soprattutto dal punto di vista della moneta in cui i Prodi ci costrinse nel 1998. Ve lo ricordate? Lavorerete un giorno in meno e guadagnerete Lavorerete un giorno in più. Tutte stronzate. Mi, perdonami il termine. Eh, date fiducia a Matteo Salvini. Governiamo già in regioni come il Veneto e come la Lombardia. Non sarebbe male togliere un po' di potere a questa sinistra affarista che in Puglia ha fatto solo danni. Dateci fiducia. Va bene, dottore, io la ringrazio. Siamo il più Chiedo Scusa per questa... le parolacce, però quando ci vogliono ci vogliono. Ogni tanto non ci nascondiamo dietro il politichese, non le siamo politici di professione. Le parolacce non piacciono mai, <ride> però da direttore preferisco una mezza parolaccia piuttosto che una parola di troppo che mi provochi una querela. Oh, <ride> spero che no. per la parolaccia non no, ci quereli No, 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 assolutamente. La ringrazio per essere stato il nostro voi. ospite, <coughs> l'appuntamento è per um, domani sera con uh, uh, l'obiettivo, chiedo scusa a chi ci ascolta la casa per le condizioni della mia voce, ma eh, purtroppo in questo momento più di così non si riesce a fare. Direttore chiedo scusa, l'ultima cosa, noi all'inizio abbiamo parlato di sicurezza, posso chiedere ufficialmente eh, utilizzando le tue telecamere al sindaco di Altamura Giacinto Forte e all'unico parlamentare di Altamura, l'onorevole Liliana Ventricelli, del PD, si accettano un confronto sul tema della sicurezza. Io sono disponibile, i militanti, gli attivisti di Neconsalvini Salvini sono disposti a tutto pur di risolvere il problema. Ma lo affrontiamo non tramite comunicati stampa, ma di persona. Io sono disponibile. Uh, le nostre telecamere sono... Per il bene degli altamurani. Le nostre telecamere sono assolutamente a disposizione, per quel che mi consta si può fare anche la settimana prossima, quello subito dopo Natale. Grazie. Quindi spero che il Sindaco e l'onorevole vogliano aderire a questo vostro invito. Eh, magari potremmo anche allargarlo ai 5 Stelle così Perché nessuno no? potrà certo. dire di essere escluso. Certo. Organizziamo un salottino da queste parti e a noi farebbe sicuramente piacere. Beh. L'appuntamento con l'obiettivo è per domani sera alle 21.30, intanto vi ricordo gli orari di questa trasmissione alle 21.30 di oggi per chi ci ha seguito in prima battuta, poi questa notte a mezzanotte e mezza, poi domani mercoledì alle 14.30 e alle 18.30. Nel frattempo una buona serata a tutti.